In Montenegro sono almeno 13 i morti e oltre 30 i feriti provocati da un grave incidente. Un pullman con 46 passeggeri a bordo è precipitato domenica pomeriggio in un fiume. Un volo di 50 metri lungo un'autostrada, i soccorritori hanno avuto difficoltà a raggiungere i feriti, a estrarli dalle lamiere. Sul pullman, da quanto si apprende, viaggiavano soprattutto persone anziane. Il Ministero dell'Interno montenegrino ha reso noto che il mezzo è romeno, era entrato in Montenegro dalla Serbia ed era diretto verso la costa adriatica.